Benvenuti nella mia collezione. Sono il Cardinal Leopoldo. Mi riconoscete dal labbro inferiore all'ingiù, tipico della famiglia di mia madre Maria Maddalena d'Asburgo. Ma ho anche naso, il fiuto di chi vede le cose prima degli altri. Tante cose che trovate nei musei fiorentini provengono dalla mia collezione. Non disponevo di chissà quali finanze, essendo nato dopo mio fratello, il Granduca Ferdinando, il primogenito. Ma ho saputo spendere bene, acquistando cose che durassero nel tempo. Ho collezionato gli oggetti più strani, rari e preziosi. Non solo pitture, ma strumenti scientifici, disegni, miniature, monete, gemme, statuine di avorio e burne passioni. Ma la mia intuizione più grande sono stati gli autoritratti di artista, una collezione unica al mondo. Non solo ho raccolto gli autoritratti che trovavo via via sul mercato antiquario, ma ho domandato personalmente agli artisti viventi di fare un loro autoritratto, tutto in tempi non sospetti. Oggi l'autoritratto è diventata pratica comune. Artisti e non si fanno un selfie ad ogni ora del giorno. I miei invece sono selfie d'autore, opere d'arte, ognuna differente dall'altra. C'è chi si ritrae col pennello in mano, chi guarda dritto, chi ha l'occhio di sbieco, chi si mira allo specchio. Ho pensato oggi di dar voce agli autoritratti degli Uffizi con un linguaggio più vicino al vostro. Perché sono convinto che l'arte è di tutti e per tutti, gli Uffizi per tutti.